Mentre la guerra in Libia infuria a pochi chilometri dalle coste italiane, la politica si divide tra interventisti e neutralisti. Dopo la decisione del governo, annunciata dal ministro degli esteri Luigi Di Maio, di non prendere parte militarmente al conflitto tra l'esecutivo di Tripoli, guidato da al-Sarraj, e il generale della Cirenaica Haftar, il tema è stato affrontato durante la sessione plenaria del Parlamento europeo con un intervento della leghista Susanna Ceccardi. La gestione della crisi libica ha messo in luce l'imbarazzante inadeguatezza del governo italiano su un tema così delicato e strategico. L'Unione Europea ha lasciato un vuoto in cui Russia e Turchia si sono inserite, giocando un ruolo da protagoniste nello scacchiere mediterraneo. Ankara sta prendendo le chiavi d'ingresso del corridoio migratorio meridionale, con buona pace dell'Italia, che in Libia ha interessi economici, energetici, strategici importantissimi. I fatti sono impietosi. L'incapacità dell'attuale governo italiano in politica estera è stata certificata da questa vicenda. La tregua della crisi libica non è stata siglata ieri a Mosca. Avrebbe forse dovuto firmarsi a Roma, così non è stato. Ma tutto il mondo adesso si aspetta la firma a Berlino. Se l'Europa fallirà ancora, questo non sarà che l'ennesimo passo indietro in una politica internazionale che ci vede sempre più marginali. A caldeggiare con un appello il non intervento il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, che ha ribadito l'impegno dell'Unione europea nel favorire il dialogo fra tutti i principali attori.